ciascuno di noi è un attore chiamato ad interpretare un personaggio che non dipende dalla volontà fattiva dell'attore, che ha il solo scopo di animarlo, di infondergli dentro la sua caratteristica di essenza reale. Dunque, noi siamo, ciascuno di noi è, in questo dualismo tra un essere onnipotente e un essere impotente. L'essere onnipotente è l'anima. L'essere impotente è il personaggio animato, che senza l'animatore non può esistere. Di conseguenza, quando noi siamo portati a giudicare un altro essere come noi, per esempio Hitler, e attribuiamo all'essenza intima di Hitler gli attributi che sono solo parte del personaggio, noi stiamo commettendo una grande ingiustizia, perché l'animatore è quel buon grano seminato da Dio, mentre invece le cose non buone immesse nel personaggio sono proprio quella zizzania che un nemico ha seminato in quel campo e che sarà infornata alla fine del tempo. Sarà separata la storia inclusa nel personaggio dall'io che lo anima, e di conseguenza sopravviveranno i personaggi buoni e i personaggi cattivi no, ma senza che attore e personaggio facciano parte di una unione stretta e insuperabile. Accade proprio come accade nel nostro mondo creativo. Infatti, quando è rappresentata per la prima volta una storia come Romeo e Giulietta, in quella storia tutti i personaggi furono interpretati da attori e ciascuno ebbe la sua parte. Ebbene, tra quell'attore e quel personaggio non si creò una unione assoluta e inscindibile, al punto che oggi, a distanza di secoli dal Romeo e Giulietta, non sia possibile rappresentare Romeo e Giulietta per la morte di quegli attori. No, quegli attori possono essere sostituiti da altri attori, perché quelle parti comprese in quella tragedia o commedia o dramma sono parti accessibili ad ogni possibile animatore. Di conseguenza, se le cose sono così, come possiamo colpevolizzare l'anima perfino di un Hitler, che è un'anima innocente, è il buon grano di Dio? Essa non è contaminata da tutto quanto è attribuito al personaggio, perché il personaggio è zero. Tutto quello che esiste invece è nell'io soggettivo dell'animatore che anima il personaggio. Un personaggio che senza l'attore che lo metta in atto resta chiuso nel suo libro come un soggetto inanimato che non esiste. Ecco, noi dobbiamo sapere come sono le cose nel nostro esistere e non attribuire all'anima le colpe del personaggio, perché la povera anima che ebbe il compito di animare
Hitler, per rimanere nel nostro esempio, già fu condannata alla croce di tutte quelle terribili scelte attribuite a quel personaggio. Ebbe quel personaggio come una vera e pesante croce. Come sarebbe ingiusto se quella anima fosse condannata per sempre, proprio in relazione a quella già terribile condanna avuta in quella prima interpretazione. Di conseguenza, quando Gesù dice non giudicare, gli si può credere proprio in virtù della divisione assoluta tra l'animatore e quanto è animato. Noi, come io viventi, siamo nelle anime, sono tutte anime di Dio, e quindi la nostra anima non potrà mai essere oppressa da cose relative, perché è un'anima assoluta che usa il relativo per farne un presupposto per una vittoria relativa e determinata, e non lasciarla nel campo di tutto quanto è puramente ideale e non ancora determinato.